Signori, buonasera a tutti. Oggi siamo solo in due. Siamo solamente io e Michele. Dobbiamo andare in quella montagnetta là sotto, che sono dei bunker risalenti alla prima o seconda guerra mondiale, adesso non mi sto ricordando. Comunque, lì è stata riscontrata parecchia, ma parecchia, parecchia attività. Forse è la prima. Che risale ai tempi del primo sole. E allora forse è È la la prima. prima. Non lo so, non mi ricordo bene la storia. Comunque, vediamo, ci sarà parecchia attività. Speriamo di riuscire a catturare qualcosa anche noi. Vi teniamo aggiornati. Per adesso stacco, che la strada ancora è un po' lunghetta. A dopo. Allora, ragazzuoli, questo è una parte dei bunker. Come potete vedere, davanti a me le due feritoie dove da qui all'epoca i soldati si mettevano con i fucili a controllare tutta la vallata che adesso vi mostro. Ecco, a controllare tutto questo che non venissero forze nemiche ad attaccare. Il loro compito purtroppo era questo qua. Lì c'è Michele che sta sistemando le ultime attrezzature per poter entrare e da lì c'è l'ingresso dei bunker. A nessuno. Siamo venuti a farvi un po' di compagnia, va bene? Michele? Ah, sei qui? Dove soldati? Adesso vi mostro intanto, già siamo entrati, siamo nelle prime gallerie. Come potete vedere è tutto scavato nella roccia, tranne queste piccole parti da dove venivano i soldati. Questi qua sono in cemento. E come potete vedere, questo non è qualcuno che si è passato il tempo, questo è proprio un foro di proiettile che ha scalfito il cemento in questo modo. Qua c'era un altro. Qua c'era un altro. Giustamente qua è stata combattuta una guerra, quindi queste cose ci sono. Siccome non prendeva, li facciamo vedere Sì. i colpi dei fucili nel muro. Là sopra, quello più grande mi ero dimenticato di fare Ah, ecco. vedere. Quello è Questi proprio sono pauroso. colpi di fucile. E purtroppo anche. Si mettevano qua in queste finestre a fare da vedetta. Su tutta quella vallata che vi ho mostrato prima dal filmato della telecamera. Eventualmente poi si vanno a vedere il video e guardano tutto. Certo, poi il video. Questa è una prima parte della galleria.
Allora, noi siamo venuti da qua, andiamo di qua. Quasi. Ragazzi, siamo noi, tranquilli, sono io ultimo. Questo è ciò che vediamo noi. Bombardamento 15 luglio 1943, mi sa che è della seconda guerra. Questa Ah, bombardamento 15 luglio del 1943. è della seconda guerra mondiale. Sì. Ah, anche che qua c'è buio pesto con questo faretto davanti alla telecamera, vedete? Pare che sia giorno. Il filmato dovrebbe venire abbastanza Sì, bene. abbastanza chiaro. E almeno. Perfetto. Ora stiamo andando verso la sala radio. Ragazzi, no, qua ci giochiamo anche Sì, a ma solo soft aim. per... Ci mettono le candeline accese per illuminare il sentiero. Wow, Ma sono qua, vedi? io Queste avevo candele qua. pensato. Si è pensata bene questo. Scusate se ogni tanto si interrompe, ma... Signori, eccoci qua. Siamo venuti a farvi un po' di compagnia. Siamo in pace. Ecco. Ah, qua siamo in uno spiazzo, guardate che c'è qua, ragazzi. È impressionante. Siamo praticamente in un posto che è stato all'epoca scavato nella roccia, più di 50 anni fa. Cioè, cosa che gli ingegneri di oggi non ce l'avrebbero mai fatta. Se lo sognano loro gli ingegneri di oggi. Sì, vabbè, quel buco rotondo là sopra, perfetto praticamente. Oh, di qua è la sala radio comunque. Perfetto. Questa è la sala radio. Guardate, facendo il vostro standard, che spettacoli che vediamo. Cose che soltanto la natura... Quel punto che ti dicevo prima in macchina è là. Là non ci dobbiamo Quell'angolo andare. non ci dobbiamo andare perché si dice che c'è una bomba inesplosa, giusto? Sì, ebbè, Si noi dice. Non però, sappiamo se è esplosa o non è esplosa, c'è noi una per bomba. sicurezza stiamoci Ecco. lontani. Non si sanno mai i casi della vita. Ah, da qua c'è un'altra parte, da là c'è un altro punto di vedetta. Da là ce ne dovrebbe essere un altro. Sala radio. Vediamo come... Sì. Questo è un altro punto dove noi veniamo anche a giocare a soft air, quindi. Ecco, questo è un altro punto di vedetta dove i soldati, quelli veri, si mettevano. Altre due feritoie con i punti di visione, ovviamente. Ai tempi tutta sta vegetazione non c'era. Che Certo, avevano tutto a vista. se no che vedevano. Bravo, avevano tutto a vista. E tu ti conviene non ti avvicini più di tanto. No, C'è un bel geco là. Qua meglio no. c'è un altro punto che si scende. Facci da E che Cicerone. non mi qua non mi ricordo più da dove si va. Che ha tantissimo tempo che non vengo. Ah, un altro punto di vedetta. Sì, perché di qua giri calò. Un altro punto di vedetta. E qua erano più di uno, giustamente, non è che giro a giro guardavano tutto il monte, Sì. guardavano tutto a 360 gradi. Ah, se mi faccio fuori, che panorama che c'è. Wow, pazzesco. Va bene, ora Si intanto vedevano i vi. soldati arrivare, loro... Poverini, però anche loro ci hanno lasciato le penne qua. Chissà, non so se erano tedeschi, erano inglesi. Ma mi pare inglesi questi qua che erano qua dentro, perché erano con noi. Erano con noi? Allora hanno perso. Ah, e qua, siamo ritornati praticamente
alla sala radio. Ragazzuoli, ora stacco un po' il tempo che ci Ci vediamo. organizziamo, sistemiamo attrezzature, tutte cose e poi riprendiamo. Iniziamo a fare un'indagine vera e propria. Allora, come sentivo sta cosa? Iniziando. Sta registrando ancora no? Vendo ogni tanto Ah, ok. È partita la registrazione. c'è qualcuno qui con noi. C'è qualcuno qui dentro? Se c'è qualcuno può farsi sentire per favore, può parlare? Ho uno strumento in mano, se ci parlate. Adesso non vi sento, però quando sono a casa poi vi ascolto. Qualcuno vuole dire qualcosa? Sì, da notare quanto è alta quanto è l'altezza del corridoio, eh? Cioè, Michele ci entra preciso, 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 in certi punti deve pure Mi abbassarsi. devo abbassarmi in alcuni punti. Ok. Gli audio li faccio non lunghissimi. Sì, gli audio non lunghissimi, se no devo vedere Francesca. Ah, chi era mammazza mia poi? C'è qualcuno qui con noi? Qualcuno è qui con noi? Vuoi dire qualcosa? Qualcuno vuole parlare? C'è qualcuno qui con noi? C'è qualche soldato? Qualcuno vuole parlare con noi? Siamo venuti in pace, c'è qualcuno che vuole parlare con noi? Mi sembra di aver capito noi, no, c'è maschile. Potete dire un nome?
Puoi dire un nome? Il nome di uno di noi. Potete dirci un nome di qualcuno, anche il nostro? A me ha chiamato. Enzo. Mi sono sentito. Sì, Enzo. Sì, sono io. Lo puoi ripetere? Fa male. Cosa fa male? Ha detto fa male. Cosa fa male? Cosa fa male? Vado ad avvicinarci di nuovo di là. Puoi ripetere il nome di uno di noi? Non ne ho idea di questo. C'è stato un bombardamento il 15 luglio del 1943? Qualcuno ha qualcosa da dire? Avete un messaggio? Quanti ne sono morti qua? Può essere detto 10. Quanti? Potete ripetere il numero? 10. L'hanno ripetuto. Solo 10 persone sono morte. Falle breve la registrazione. Parlate con noi. In quale punto vi trovate? In quale punto siete? Siete in qualche punto qua? Fermi. Qualcuno vuole dire qualcosa? Qualcuno si può avvicinare a me? Abbiamo anche una radio qua, se qualcuno vuole parlare. Un orecchio sembra. Si
se qualcuno si può avvicinare a me, ho una spatoletta in mano, se sei vicina si illumina. La volta scorsa qualcuno di voi ha parlato, può parlare adesso? Ti avvicini, c'è una scatoletta in mano. Vuoi fare un rumore? La videocamera, perché ora non lo fa più? No, ma sai che si è illuminato proprio. Che non lo fa più? Se la videocamera lo doveva fare ancora. Appunto. C'è qualcosa, però sta, perché se c'era qualcosa doveva attaccare anche qua. Invece non sta succedendo niente nel mio. Lo stiamo posando qua a terra e noi ci allontaniamo. Se sei tu, lo fai illuminare. Si è illuminato un colpetto appena, sì? Appena stai venendo verso qua. Non abbiamo telefono dietro, non abbiamo niente. Aspetta che metto in pausa. Se c'è qualcuno, può far illuminare quella scatoletta che ho appoggiato lì a terra. Hai sentito? La zanzara? No. Cos'è? Io un respiro. È probabile, eh? Che da qua. K2, ragazzi, sembra essere impazzito. Di buono e buono è spento. Di buono e buono si è spento. Era arrivato fino al rosso. Di nuovo. Stavolta l'avete visto. Ti puoi avvicinare di nuovo, per favore? Lo puoi fare illuminare di nuovo? Come hai fatto prima? A comando. Pazzesco. Basta, allontanati. Aspetta. Ti puoi spostare un po'? Ti puoi avvicinare di nuovo? Rifallo a riaccendere. Avvicinati. Madonna, ma sono qua con noi, hai visto? Hai visto, Michè? Queste sono cose belle. Sono qua con noi. Vi stiamo dando fastidio? Se possiamo rimanere qua, lo fai arrivare fino al rosso di nuovo, per favore. Possiamo rimanere. Madonna mia, grazie ragazzi. Grazie, noi siamo venuti in pace per farvi un po' di compagnia. So che vi fa piacere ogni tanto ricevere qualche amico. E noi siamo venuti apposta per tenervi un po' di compagnia. Vi fa piacere a voi che siamo qui? Se vi fa piacere lo fai arrivare fino al rosso, per favore. Se vi fa piacere che... Ah, perfetto. Grazie.
Possiamo fare qualcosa per aiutarvi? Avete bisogno di aiuto? Hanno bisogno di aiuto. Cosa possiamo fare per aiutarvi? Vi ripeto la domanda, ragazzi, cosa possiamo fare per aiutarvi? Da considerare che qui siamo in mezzo a una roccia, perché il bunker è scavato nella roccia, quindi energia elettrica qua zero. Ecco, non abbiamo nessun tipo di energia elettrica, perché siamo al centro della roccia noi. Nessun tipo di energia elettrica che potreste dire, non abbiamo cambi elettromagnetici perché sarebbero di continuo i cambi elettromagnetici. Appunto. Non è nessun disturbo di cambi elettromagnetici, siamo in aperta campagna. I K2. Prima ho sentito un rumore tipo venire da qua, tipo qualcosa che sbatteva. Però ero troppo impegnato a guardare i K2, non sono venuto. Andiamo di qua, c'è qualcuno qui con noi. Lo sappiamo che ci siete, lo potete far illuminare di nuovo, per favore. Voglio fare una cosa. Allora, usiamo. Sono andato. Voglio usare, sai che cosa? Stiamo andando a verificare se mi sono suggestionato io o è passata veramente qualcosa. C'è qualcuno qua dentro? Ehi, da 20.08 a 21.02 di botto, tutum, ed è tornato a 20.08. È passata qualcosa veramente? Sei qua? Se vuoi parlare, c'è questo strumento. C'è qualcuno qui? Ma vedi la porta di freddo? All'improvviso. Ma mettete uno strumento qua a terra, me lo riesce a far illuminare? Oh, sta radio? È una chiamata. Vabbè, quella radio può essere anche un'interferenza, ha preso la radio di una stessa, che l'altra nessuno la sta premendo. No. E allora? Devi premere il pulsante per fare la chiamata. Appunto. Prova 1, 2, 3, prova. Sono io. Ma prima no, però eravamo tutti e due qua. Prima no. Quindi o ha preso un'interferenza da qualche parte o era qualcuno. Riesci a premere di nuovo quel pulsante e fare di nuovo la chiamata? C'è una luce là a terra, riesci a farla illuminare come hai fatto poco fa? Sappiamo che ci sei.
abbiamo visto. Sei qua? Quindi ci sembra un nome. Sì, l'ha detto. Il nome di uno di noi, ce lo puoi dire per favore? C'è una luce là a terra, la fai accendere per favore. Lo chiediamo per favore, non per comando. Anime. Anime. Ci sono delle anime? Sì. Quante anime ci sono qua? Quante anime ci sono qua? Pronto? Sentite, ho detto pronto? Mm. Siete anime buone o cattive? La donna mi sembra che è tutto buono. Siete buone? Sì. Qualcuno riesce a farsi vedere? Avete la forza di farvi vedere? C'è gente che passa la notte qua? Durante l'indagine, Michele scatta delle foto e si accorge che solo quelle in cui è presente Enzo vengono inspiegabilmente sfocate. Subito dopo ci accorgiamo di una strana e marcata macchia rossa su una delle tempie di Enzo, che non riscontra alcun fastidio e che sparisce qualche minuto dopo. Thank you.